buonasera a voi tutti che ci seguite. Oggi 21 maggio 2020 su Liberi TV, questo collegamento veramente straordinario con un ospite d'eccezione che è Claudio Martelli, che non necessita di ulteriori presentazioni, e Pierpaolo Segneri, che ormai potremmo dire insomma quasi un abitué di Liberi TV. Parliamo di alcune cose, fondamentalmente di tre argomenti oggi, questa sera. Iniziamo con una nuova iniziativa editoriale sul cartaceo, in qualcosa insomma di particolarmente prezioso in questo periodo, che è l'Avanti, che vede, se non erro, oltre che promotore anche direttore Claudio Martelli. Io darei subito la parola a Claudio Martelli per illustrarci questa nuova impresa o questa iniziativa, che cosa si pone anche nell'ambito, diciamo, dell'universo, potremmo dire, post-socialista. Politicamente al momento non è in auge, ma insomma culturalmente è qualcosa che ha segnato la storia dell'Italia. Sì, l'hai detto bene, questa è la testata, questo è il primo numero, quello che è uscito il primo maggio, quindi ormai da quasi tre settimane, e che è andato a ruba nelle edicole in cui è stato venduto, cioè a Milano, nel centro di Roma e in quello di Napoli, nelle tre capitali. Ma il grosso delle vendite è avvenuto attraverso abbonamenti individuali. Nelle edicole è sparito subito, in mezza giornata era già esaurito, abbiamo dovuto ristamparlo tre volte. Abbiamo venduto 14.000 copie, siamo molto lieti di questo esordio, anche perché non siamo arrivati su tutto il territorio nazionale, ma a parte le tre capitali d'Italia, nelle Romagne e in qualche altro sparso borgo, ma non abbiamo fatto una distribuzione a tappeto, né la faremo perché i costi sarebbero insostenibili per volerlo distribuire in tutta Italia, e quindi procederemo attraverso gli abbonamenti, sempre di un giornale cartaceo, per ora mensile, che presto diventerà un quindicinale e poi chissà un settimanale. Parallelamente avvieremo anche l'edizione digitale, che è già pronta, ma non l'abbiamo ancora fatta decollare perché non volevamo sabotare la vendita del giornale in edicola e quindi dare un danno a noi stessi. Era un progetto coltivato da lungo tempo, che ha avuto però una grande spinta, un impulso decisivo, quando due anni fa abbiamo completato la digitalizzazione di tutta la collezione storica dell'Avanti, che dunque adesso è disponibile per chiunque voglia curiosare, voglia documentarsi, voglia informarsi, alla Biblioteca del Senato, alla quale l'abbiamo donato, l'Avanti digitale, dal 1896 fino al 1993, con il periodo in cui non poteva essere stampato perché c'era la dittatura fascista, sino alla ripresa appunto di questa primavera. C'è stato un lungo silenzio che è durato anche troppo, circa 26 anni. Ci sono stati vari tentativi qua e là, in parte non autorizzati, in parte falliti, o comunque di minimo ascolto. Sono convinto invece che questa sia la volta buona. Lo è per tanti motivi. Ho letto l'altro giorno un articolo di Biagio De Giovanni, un filosofo napoletano, a lungo militante del Partito Comunista Italiano, persona di grande intelligenza, di grande garbo, però all'improvviso se n'è uscito su un giornale nostro concorrente, sarà per quello il Riformista, che forse si vede i sogni più che i sonni turbati dalla nostra uscita con l'Avanti, che il socialismo è morto. Oh, bella scoperta! All'improvviso ci si accorge che non c'è più un caro istinto come quello del socialismo. Il fatto che venga da un filosofo, diciamo, di formazione marxista-comunista, qualche dubbio lo alimenta, ma è talmente una persona squisita che non voglio pensare a questo. Penso quindi a un vero e proprio abbaglio intellettuale, anche perché Biagio De Giovanni dice, ma insomma, le prove sono nei fatti concreti e determinati, non c'è più il socialismo, cioè, forse in Italia è un po' sbiadito, un po' passato nel dimenticatoio. Vorrei sapere quale altra cultura politica in Italia vive. In realtà sono state sradicate tutte le culture politiche in questo paese, liberale, democratica, persino quella dei cattolici, per non dire quella dei comunisti o dei repubblicani. Niente, è stata fatta a tabula rasa generale e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ma al di là di questo, l'osservazione di Giovanni è sbagliata, perché se noi guardiamo la mappa dell'Europa,
Portogallo esprime un leader socialista che ha salvato il suo paese da una crisi spaventosa. Si chiama Antonio Costa, è un leader di primo ordine. La Spagna è governata da un leader socialista che si chiama Pedro Sanchez. Lo stesso la Danimarca, da una giovane leader. La Finlandia, la Svezia, la Slovacchia e tanti altri paesi. Ma la cosa più sorprendente è che Biagio De Giovanni non si è accorto che il socialismo è rinato persino negli Stati Uniti d'America, dove era scomparso ormai da quasi un secolo. Non scomparso così, per caso, ma era scomparso perché era stato represso con una tale brutalità dalle varie bande armate di crumiri e quant'altro organizzati dal padronato americano, che va sempre molto per le spicce, con una repressione che non ha nulla da invidiare a quella fascista per brutalità e per violenza. Ma con Bernie Sanders si è ripresentato sulla ribalta politica americana, e l'altra volta ha sfiorato la nomination per sfidare il candidato repubblicano Trump, vinse Hillary Clinton, ma di strettissima misura. Questa volta ha di nuovo perso la corrente socialista, ma pur sempre si è affermata con un 25% di consensi. Quindi un quarto, un terzo del Partito Democratico americano è di orientamento socialista democratico, di questo stiamo parlando, perché di socialismi nella storia ce ne sono stati anche troppi, non c'entriamo nulla col socialismo sovietico. Eppure si chiamava Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Certe volte gli stessi comunisti abusavano del titolo di socialista perché forse avevano un po' vergogna a dichiararsi comunisti, non in Italia, dove c'è stato un grande vanto da parte dei comunisti di così chiamarsi, ma in molte parti del mondo era così. E a lungo il comunismo e il socialismo sono stati confusi nella propaganda più di destra, più conservatrice, più reazionaria. No, il socialismo democratico è un'altra cosa. Ha un'altra storia, ha sempre mantenuto un rispetto fondamentale per tutte le libertà democratiche, anzi le ha cresciute, le ha incrementate. In Italia in particolare il socialismo, specialmente nella fase culminante della leadership di Craxi, ha assunto addirittura un connotato liberale, e Craxi parlava di socialismo liberale. E anche questo avanti, nel sottotitolo qui, reca scritto «Voce del socialismo liberale». Non è voce soltanto di questo. Quello che uscirà il 2 giugno sarà un socialismo repubblicano, perché non c'è dubbio che senza i repubblicani, i socialisti, e soprattutto senza quella straordinaria figura di galantuomo e di militante che è stato il più grande leader socialista del Novecento, cioè Pietro Nenni, noi non avremmo avuto neanche la Repubblica. Perché tra le incertezze del Partito Comunista dopo la svolta di Salerno e l'abbraccio anche ai monarchici, aveva già abbracciato i fratelli in camicia nera, Palmiro Togliatti, che non dimentichiamo, era il vice di Stalin, non è che era il vice, che so io, di un personaggio minore del comunismo internazionale, no, era il vice di Stalin, ed è stato un fedele esecutore. Ebbene, quando arriva in Italia, Ercoli, così si chiamava Togliatti durante la Resistenza, che lui non ha fatto in Italia, ma ha fatto in Unione Sovietica, sbarca a Salerno e lui pronuncia un discorso che in sostanza uniamoci contro il nemico comune, che era il nazifascismo, e l'appello era rivolto anche ai monarchici in modo molto esplicito. Questo impensierì molto Pietro Nenni, perché temette che tra un De Gasperi che non si capiva bene perché un giorno dava un colpo alla Repubblica, il giorno dopo dava il colpo alla monarchia, tant'è che l'Avanti lo ribattezzò il signor Ni, perché non era né per la Repubblica né per la monarchia, era in mezzo, perché l'elettorato democristiano era in grandissima maggioranza monarchico, tradizionalista e ferventemente cattolico. E Nenni si schierò invece apertamente, coraggiosamente, risolutamente, insieme con alcuni altri alleati, a cominciare dal Partito Repubblicano, all'epoca guidato da Randolfo Pacciardi, che era un eroe della Resistenza spagnola, un grande combattente per la libertà, che poi finì accantonato dalla Malfa nel suo partito, ma questa è una storia a parte. Dunque, i socialisti guidati da Pietro Nenni, i repubblicani guidati da Randolfo Pacciardi e Oronzo Reale, gli azionisti, che erano talmente pochi che bastavano le dita di due mani per contarli. Quindi certo il loro apporto intellettuale fu importante, pensiamo soltanto a una figura come quella di Piero Calamandrei, ma certamente non numericamente significativo. Dunque, adesso, come vediamo per scontato la vittoria
della Repubblica nel referendum del 1946, ci appare con gli occhi distanti che abbiamo su quella vicenda storica come una scelta facile, naturale, scontata, ma è ovvio, gli italiani avrebbero scelto la Repubblica. Bene, nel 1946 non era affatto ovvio, anzi tutto lasciava prevedere che ci sarebbe stata una vittoria monarchica per un lungo periodo, con l'atteggiamento così compromissorio di Togliatti. Il Partito Comunista cercava sempre una legittimazione, voleva rassicurare i ceti più moderati e dunque era disponibile a molti compromessi. Il Partito Socialista aveva nel proprio DNA, come del resto i repubblicani, la Repubblica, l'ideale della Repubblica, come forma più moderna di assetto costituzionale. Ebbene, quella è stata l'unica rivoluzione pacifica e democratica della storia d'Italia. Ci fu un doppio voto, perché ci fu il voto nel referendum, monarchia o Repubblica, che era un voto secco. E poi accanto a questo c'era un'altra scheda in cui si votava per eleggere i deputati all'Assemblea Costituente. Anche qui, grande lotta, naturalmente conflitto tra i partiti, la legge era proporzionale, per la prima volta dopo la dittatura fascista, quindi espressione di tutte le forze politiche, la DC prevalse con il 35% dei voti. Secondo partito era quello socialista, con il 21, quasi il 21. Terzo partito quello comunista, e poi aveva ancora avuto una sua robusta consistenza quello repubblicano, perché trainato dall'altra scheda in cui si votava per la Repubblica, ha preso il 4,5% e 1,5% il Partito d'Azione. Queste le principali forze in campo, e dunque una lezione di enorme importanza, di enorme interesse, quella proprio l'avrebbe chiamata Pannella una rivoluzione democratica, cioè una rivoluzione non violenta, pacifica, però di quelle che cambiano il sistema per davvero, perché dalla monarchia, con tutti i suoi compromessi, con tutto quello che poi anche di intrighi si muoveva intorno alla corte, e con la supremazia del re su tutti gli atti fondamentali, e basti pensare che la strada al fascismo l'aprì il re. Il ministro dell'epoca si chiamava Facta, andò da lui quando c'era la marcia d'Italia e disse: questo è lo stato d'assedio, se Sua Maestà lo vuole firmare, il 4-8 ci sbarazziamo delle camicie nere. E effettivamente sarebbe bastato assai poco, ma il re si rifiutò di firmare lo stato d'assedio e anzi chiamò Benito Mussolini e gli affidò l'incarico di fare il governo. Poi firmò le leggi liberticide, firmò addirittura l'obbrobrio delle leggi razziali, quindi era veramente un re che aveva... Poi fuggì nel momento cruciale in cui l'Italia doveva scegliere. Bene, questo di cui ci occupiamo nel prossimo numero dell'Avanti, che spero compiate, e adesso sono pronto per il resto dell'intervista. Per Paolo. Innanzitutto complimenti a Claudio Martelli per questa iniziativa editoriale che mi ha fatto subito tornare alla mente, ovviamente da radicale, Marco Pannella, come Claudio ha detto, il socialismo liberale. Marco ogni volta, ogni intervento ci parlava dei fratelli Rosselli, ci parlava di Caetano Salvemini, Martelli ha citato Nenni, io citerei anche Saragat, insomma quel filo del socialismo liberale, repubblicano, eccetera, che secondo me è di grandissima attualità, no? Credo che hanno spazzato via diciamo i partiti, no? I partiti storici nel biennio 92-94, forse anche in virtù del fatto di doversi disfare degli ideologismi. Il problema è che si confonde spesso l'ideologismo con la cultura politica, cioè gli ideologismi con le culture politiche. E credo di vedere in questa iniziativa editoriale un affermarsi della cultura politica, che è quello che ci manca davvero oggi in Italia, e il motivo per cui vedo questa perenne crisi che ci portiamo avanti da 2 anni dopo il voto del 4 marzo 2018, perché l'esito elettorale delle ultime elezioni politiche ha presentato, proprio in virtù, come dicevi tu Gianni, della legge elettorale, no, che è chiamata Rosatellum 2, l'esito è stato un panorama caotico, forse voluto fin dall'inizio, perché si sapeva che quella legge elettorale, che io sinceramente avrei difficoltà a spiegare
ai telespettatori di Liberi TV, perché è veramente complicata, con una serie percentuale tra uninominale maggioritario, proporzionale, insomma, con tante. Io invito tutti quanti magari a cercare questa legge elettorale, il suo senso, perché è veramente difficile e complicata da spiegare. Quando una legge elettorale è complicata da spiegare, il cittadino non la capisce, significa preparare il caos. E infatti, alla fine dello scrutinio del 4 marzo 2018, che cosa è successo? Che tutti erano vincenti, nessun vincitore. Così volevano, perché la risoluzione non doveva essere data dagli elettori, ma dal palazzo. E così è stato. Infatti abbiamo avuto il centrodestra unito, perché c'era tutta la parte uninominale maggioritaria, in cui il centrodestra è andato unito, cioè Forza Italia, la Lega e Fratelli d'Italia della Meloni. Mentre il PD è andato da solo e il Movimento 5 Stelle da solo. Allora il centrodestra ha vinto perché è stata la coalizione maggioritaria, però non aveva voti e seggi a sufficienza per governare. Il Movimento 5 Stelle è stato il primo partito perché c'è la quota proporzionale, diciamo quella predominante, per cui è risultata la prima lista, diciamo così, e il Partito Democratico, che pure temeva la debacle, non ha nemmeno diciamo perso, forse perdente sì, ma perduto no, perché comunque mantenendo il 20% di voti si posizionava dopo lo scrutinio elettorale come ago della bilancia. Quindi tutti vincenti, nessun vincitore. Tutto quello che è seguito dopo e le analisi che si stanno facendo anche in questi giorni sul governo Conte, eccetera, sono tutte conseguenze di quella situazione. Quello che è stato fatto, quello che poteva essere fatto, quello che è stato capito, quello che non è stato... tutto questo in realtà si installa sul piano politico su una serie di conseguenze dovute a quell'esito elettorale in cui i cittadini hanno chiesto determinate cose che invece sono state poi gestite da palazzo, prima di tutto con l'alleanza Movimento 5 Stelle Lega, che è stata un'alleanza diciamo da ribaltone, no? Perché il centrodestra è andato unito, quindi la Lega ha fatto il ribaltone e ha portato il Movimento 5 Stelle al governo. Questo è successo. Se ci fosse il vincolo di mandato che vorrebbe il Movimento 5 Stelle, che fortuna non c'è, no, quel governo non si poteva fare. E lo stesso vale adesso con l'altro governo. Si sono presentate alle elezioni veramente l'uno contro l'altro armati, dicendosi tutto di peste e di corna, e il PD era veramente il diavolo in persona visto dal Movimento 5 Stelle. Adesso oggi governano insieme. Mi pare logico che in questo meccanismo di caos, dovuto secondo me soprattutto all'esito elettorale, quindi alla legge elettorale, con cui spero non si torni mai più a votare e che si faccia una riforma seria, spero uninominale maggioritaria, però insomma intanto se ne può parlare, e la conseguenza è una precarietà perenne che fa male al paese e provoca macerie. Questo è il problema. La soluzione che è stata trovata e tutte le soluzioni successive, prima col governo Lega 5 Stelle, poi PD 5 Stelle, in realtà sono soltanto movimenti tattici che non rispondono all'esigenza, alla crisi politica profonda che stiamo vivendo da 2 anni. E che viviamo con le macerie che abbiamo ogni giorno sempre più gravi. Ho l'impressione che le leggi elettorali in Italia rispondano a un'esigenza di dare risposta alle contingenze. Non sono un metodo, ma sono in qualche modo una specie di toppa. Ecco, io volevo chiedere a Claudio Martelli una sua opinione sull'evoluzione delle leggi elettorali italiane. A lungo c'è stata una legge proporzionale assoluta, questo dal 1948 fino al 1994. Sistema proporzionale, grande instabilità dei governi, la media era di un governo all'anno, solo nell'ultima fase una maggiore stabilità. Il governo Craxi è durato 4 anni e il governo Andreotti 3. Ma in generale però i governi avevano brevissima durata. E quando un governo ha breve durata agisce così, alla giornata, navigano a vista, non riesco a, come dire,
pensare a uno sviluppo duraturo e a misure che intervengano sulle cause strutturali dei problemi. Tamponano le falle che si aprono nelle navigazioni più tempestose, in qualche caso riescono a fare anche cose importanti, penso nel primo dopoguerra alla riforma Vanoni, che rilanciò l'industria italiana e adottò un sistema fiscale più moderno di quello precedente. Ma insomma, non è, voglio dire, a differenza di Pannella, io non penso che tutto ciò che ha fatto la Prima Repubblica sia da buttare. Questa mi sembra un'esagerazione polemica, che si può giustificare in un comizio, ma non è un'affermazione che corrisponde al vero. L'Italia non è mai stata così prospera, così libera, così democratica come in quel cinquantennio denominato Prima Repubblica, con tutti gli errori, i difetti e i limiti, alcuni li ha ricordati Pierpaolo poco fa, e certamente il sistema politico, così come era organizzato, quel sistema di natura così proporzionale, non ha mai favorito né la stabilità dei governi né la durata dei cambiamenti introdotti. Detto questo, io non sono così sicuro che la legge elettorale di per sé sia sufficiente a cambiare il sistema politico, salvo in un caso, che si adotti, come del resto proponevamo Pannella, io e pochi altri per la verità. Craxi non era d'accordo sul sistema uninominale maggioritario, era d'accordo su un punto dei tre che noi sostenevamo, noi intendo Pannella, io e Craxi in quella circostanza, e cioè sul sistema presidenziale, sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica nella funzione non di arbitro, ma di capo del governo, sul modello quindi americano. Poi Giuliano Amato, forse sollecitato da Craxi, si spinse invece a indicare il sistema francese in cui c'è un Presidente della Repubblica che però nomina un capo del governo, insomma una cosa più complicata. Noi eravamo per il presidenzialismo all'americana, per capirci, e questo sì, esige un Parlamento forte e robusto, e solo i collegi uninominali e il sistema maggioritario possono costruire un Parlamento che sia un contrappeso effettivo al potere di un presidente capo del governo eletto direttamente dal popolo. Il terzo punto era la riforma federale dello Stato, non questo pasticcio che abbiamo oggi, conseguenza di quella strampalata riforma detta Bassanini, che doveva distribuire i poteri tra il governo e lo Stato centrale, invece li ha mescolati, intrecciati, generando un'infinità di cause, di controversie, delle regioni contro il governo, del governo contro le regioni, e poi bisogna rivolgersi alla Corte Costituzionale perché risolga questi conflitti. No, noi volevamo un sistema istituzionale politico che aveva questi tre caratteri fondamentali: l'elezione diretta del capo dello Stato e del governo, sistema presidenziale, un sistema maggioritario uninominale per eleggere un Parlamento robusto, forte. Terzo, una Repubblica federale, non un decentramento di qualche potere che poi è sempre ritrattabile, o una estensione ad infinitum dei poteri regionali, come si è visto per esempio nel caso della pandemia. La polemica di Pannella rispetto a Prima Repubblica era proprio sulla partitocrazia, no? Quindi forse l'elemento da sottolineare anche di Marco è come se in quel biennio fossero stati spazzati via i partiti storici, ma la partitocrazia fosse sopravvissuta, cioè hanno fatto fuori le culture politiche i partiti storici, ma la partitocrazia, quel sistema di cui parlava Pannella, infatti lui lo chiamava diciamo la metamorfosi del potere, è andata avanti peggio di prima. Questo diceva Pannella, insomma. Sì, va bene, ti do la parola a Claudio. E questo è molto giusto ed è molto vero. Era una metamorfosi del potere perché quel sistema era stato ereditato in toto dal fascismo. C'era una differenza sostanziale, non era più il potere di un partito solo, era il potere di tanti partiti. Questo è il vero cambiamento che è intervenuto. Ma questo ci porta per forza di cose a discutere della Costituzione della Repubblica, perché la radice del problema sta lì. Non sto a parlare della prima parte della Costituzione, i principi, i nobili principi. C'è un modo di ragionare inglese che dice le Costituzioni si dividono in due parti. C'è la parte, così la chiamano gli inglesi, cerimoniale. Noi potremmo dire la parte dei principi, per l'appunto.
E vabbè, si afferma la libertà, la democrazia, l'unità, eccetera, l'unità nazionale, eccetera, eccetera. Poi dice c'è la parte operativa, dicono gli anglosassoni, è lì che bisogna vedere come sono fatte le costituzioni. E purtroppo la nostra è fatta molto male nella seconda parte, nella parte operativa. Per dare un esempio che rende subito l'idea, e poi spiegherò perché è andata così, mentre al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, un organo che, della cui utilità è talmente dubbia che si è pensato di abolirlo da quando è nato e addirittura anche di recente con il referendum di Renzi, senza riuscirci. Bene, a questo organo un po' imprevedibile, un po' di non si capisce quale natura abbia, formato da delegazioni di sindacati, di imprenditori, un organo quindi verticistico, non eletto direttamente dal popolo, quest'organo nella Costituzione è descritto in 30 righe. Sapete quante righe sono dedicate al Presidente del Consiglio dei Ministri? 3. 3 in tutto. Quella Costituzione è stata scritta con l'ossessione e la paura del governo forte, perché si era reduci dal fascismo e si temeva di ricadere in qualche forma dittatoriale, ricommettendo l'errore all'origine del fascismo. Perché il fascismo non è arrivato perché c'era un governo forte, ma perché c'era un governo debolissimo, sottomesso al re, che non poteva quindi prendere le decisioni fondamentali. Le democrazie si difendono quando le democrazie sono forti, e quindi questo esige un governo forte, ma non vuol dire antidemocratico, vuol dire che può decidere. Può decidere, per esempio, se cambiare un ministro, il presidente del Consiglio, mi sembrerebbe il minimo, la squadra di governo. Beh, quello è il capitano della squadra, e se il capitano vede che un ministro, faccio un nome a caso, Bonafede, non funziona, senza bisogno di tanti giri di valzer, lo sostituisce. Se non sa fare bene il suo ministro, il ministro lo sostituisce. Invece un po' come succede, Claudio, come succede nelle città, che c'è l'elezione diretta. Come l'elezione del sindaco, o anche il presidente della regione. Basta adottare una riforma come quella. Quindi la premessa di tutto, se noi vogliamo la stabilità di governo, c'è un solo modo per ottenerla. Eleggere direttamente dal popolo il capo del governo. Non c'è un'altra possibilità. Qualunque soluzione, pensiamo persino alla bellissima soluzione Westminster, la soluzione inglese, un Parlamento eletto su base maggioritaria uninominale. Per 50 anni ha funzionato finché c'erano solo due partiti. Quando ha cominciato gli inglesi a essere insofferenti dell'Europa, ne è nato un terzo di partito, poi un altro, un quarto, gli secessionisti scozzesi, i secessionisti gallesi e poi il partito che voleva uscire dall'Europa, e si è frantumato anche quel sistema, inevitabilmente. Poi adesso forse si ricomporrà, certamente, può darsi di sì, può darsi di no. Sta di fatto che l'unico modo per garantire la stabilità dei governi è l'elezione diretta dal popolo. So benissimo il controargomento di fattori, ma i sistemi politici hanno bisogno di una certa flessibilità. Non è che ogni volta che un governo va in crisi perché sbaglia si può tornare davanti al corpo elettorale. Secondo me si può tornare davanti al corpo elettorale, non ci vedo nulla di scandaloso. Persino in Spagna è successo, persino in Belgio si è votato a ripetizione finché non si trova un assetto stabile. Meglio votare 2 o 3 volte in un anno che votare tutti gli anni per 30 anni, come è accaduto a noi. Quindi di tutti il modello adottato dall'Italia è dal punto di vista dell'efficienza del sistema politico il peggiore. E poi i rapporti tra i poteri. I rapporti tra i poteri nella nostra Costituzione sono disegnati male, malissimo. Le regioni erano previste, però non ci si è pensato nel definirne possibilità e limiti. E quindi quando poi sono state introdotte si è generato abbastanza rapidamente un bel caos di competenze. Il rapporto con la magistratura. Ma vediamo la questione principale che poneva Pannella e che ha richiamato Pierpaolo, quella dei partiti. Ma non è che i partiti erano buoni mentre scrivevano la Costituzione e diventano cattivi un minuto dopo. Sono sempre gli stessi partiti, gli stessi personaggi che hanno scritto la Costituzione. E siccome non erano d'accordo su alcune questioni fondamentali, cosa hanno fatto? Hanno rinviato tutto a dopo, cioè a chi? Ai partiti. E i partiti sono i veri padri fondatori di quella Repubblica, che non a caso si chiama Repubblica dei Partiti. Solo che erano partiti veri. Partiti ideologici, partiti cioè che avevano un patrimonio ideale di culture politiche molto definito, molto chiaro, partiti che avevano una larghissima base sostenitori
al massimo il Partito Comunista arrivò a 1,5 milioni di iscritti, la Democrazia Cristiana altrettanto, i socialisti noi ne avevamo 600.000. Molti di quegli iscritti dei partiti non sapevano di esserlo, altri invece erano iscritti ma erano già morti, per esempio. Voglio dire che era abbastanza via via nel tempo, molto incerta poi anche la base dei partiti medesimi. Tuttavia erano partiti seri, forse anche troppo seri per certi aspetti. Diversa cosa è quello che è successo con l'operazione Mani Pulite, che è stata una colossale operazione di polizia giudiziaria, si sottovaluta, ma ci sono stati qualcosa come 40.000 indagati, 400 parlamentari sotto indagine, processi all'infinito. È stata rasa al suolo una parte, la parte importante, più significativa, dei partiti di governo. Questo è quello che è accaduto: democristiani, socialisti, socialdemocratici, repubblicani e liberali. Spazzando via le forze democratiche centrali, inevitabilmente sono sopravvissute le ali estreme. Da una parte quella dell'estrema destra neofascista, postfascista, e dall'altra quella postcomunista. Certo, c'era la variante anche della Lega e c'era la novità, la perla, diciamo pure, del Partito Radicale, che era un caso assolutamente a parte, non inquinato dalla corruzione pubblica endemica degli altri partiti. Era il partito di Pannella, un partito solitario ma solidale, capace di fare campagne e alleanze trasversali. Una forma molto originaria che ha dato tanti eccellenti risultati nelle battaglie che ha condotto, ma che tuttavia non è mai diventato neanche, come dire, nelle attese un partito maggioritario, nonostante che dichiarasse di avere la vocazione maggioritaria. In realtà Pannella non si è mai proposto seriamente di costruire questa possibilità, e quando ci ha tentato, assecondando il mio tentativo, ci hanno pensato all'interno del PSI Craxi a frenarlo, e nello stesso Partito Radicale non tutti erano d'accordo, ma comunque questa è storia passata. Se noi veniamo a posso dire una cosa, Claudio, ti aggiungo, perché proprio in quegli anni Claudio Martelli e Marco Pannella furono i primi a lanciare l'idea in Italia del Partito Democratico, di un partito democratico all'americana, proprio in virtù del ragionamento sulla legge elettorale. Oggi che, diciamo, un Partito Democratico c'è, questa memoria si è andata persa, che penso sia una delle cose peggiori che possa capitare, il sonno della memoria. La memoria non è una cosa del passato, un ricordo, è qualcosa del passato che vive nel presente e si proietta verso il futuro. Se noi perdiamo questa memoria, come diceva Leonardo Sciascia, futura memoria, se la memoria ha un futuro, noi non abbiamo più nemmeno il futuro, abbiamo un eterno presente senza passato e senza avvenire. L'idea del Partito Democratico in Italia fu un'idea di Claudio Martelli e Marco Pannella, ma nessuno lo sa più, se non forse chi segue Liberi TV. Però è una grave mancanza, perché su quel tipo di impostazione si poteva costruire veramente un'Italia riformatrice, innovatrice, federalista europea, eccetera. E invece siamo ancora fermi a discutere sempre su questo stesso punto. Ti ridò la parola, scusa se ti ho interrotto. Ma figurati. Tutto vero, tutto giusto. Naturalmente il Partito Democratico a cui pensavamo noi, Marco e io, era diverso da quello che poi è nato, nei presupposti era diverso. Doveva fondarsi innanzitutto su questo nucleo socialista e liberale, cioè socialista, socialdemocratico, radicale, repubblicano, liberale. Questo come nucleo di partenza doveva incalzare l'evoluzione comunista, che era cominciata dopo il crollo dei muri, si arrivò alla nascita del PDS al posto del PC. E quindi far convergere l'insieme delle forze della sinistra democratica e della sinistra comunista in un nuovo progetto, quello del Partito Democratico. Me non riprovato, ma non pensavo ai cattolici. Ma no, io penso ai cattolici, non pensavo alla Democrazia Cristiana, pensavo che la Democrazia Cristiana dovesse essere l'altro contendente, il contenitore, quello che era sempre stato, il contenitore delle forze moderate, anche conservatrici, in certi casi anche più aperte e disponibili, non ha importanza, ma comunque un altro polo rispetto a quello democratico.
Invece l'ingegno diabolico di Prodi ha combinato una cosa completamente diversa, ha messo insieme un pezzo della Democrazia Cristiana e il grosso del Partito Comunista e ha chiamato questo Partito Democratico, dove la somiglianza maggiore dal punto di vista numerico è quella del PDS, cioè dei post-comunisti. Dal punto di vista simbolico e dell'indirizzo politico è la Democrazia Cristiana. Ora, l'operazione che sia riuscita, secondo me è un miracolo che sia durata così tanto, perché non ha come dire, un fondamento che giustifichi un simile sposalizio, un simile connubio, se non al prezzo di generare un grande diffuso trasformismo. Qual è oggi la cultura politica del Partito Democratico? Sfido chiunque a dirlo. Progressista, d'accordo, ma è un po' troppo vago dire progressista. In certe fasi con Prodi e poi anche con Rutelli e poi anche con Renzi alla fine ha prevalso l'anima democristiana, diciamo le cose come stanno. Nei periodi di interregno ha prevalso l'anima post-comunista, con i D'Alema. Veltroni appartiene, secondo me, più alla categoria democristiana che a quella post-comunista. Del resto per sua dichiarazione, quindi non è sicuro che non lo sto offendendo. La cultura democratica in Italia ha avuto dei riferimenti veri e originali nella cultura mazziniana, repubblicana. Quella era una cultura democratica, tra l'altro anche intinta di religiosità. Non a caso Mazzini è il padre comune del socialismo liberale, del partito d'azione, di giustizia e libertà. Poi ha avuto certamente una sua significativa espressione nella tradizione cattolica, non del cattolicesimo vincente, non della Democrazia Cristiana, di quello che non riuscì poi a esprimersi compiutamente, quello di Luigi Sturzo, ma anche quello di Romolo Murri, per esempio, che tanto piaceva a Marco Pannella. Di quelle culture politiche si è persa la traccia. L'intento dell'Avanti è di far rivivere almeno la cultura socialista, anche per porre al Partito Democratico qualche questioncella. Io non ho nulla contro i liberal democratici, mi considero un liberal democratico socialista, nel senso che per me i principi fondanti e costitutivi sono gli stessi dei liberali e dei democratici, incardinati questi principi nella nostra Costituzione repubblicana. Quella è una base che dovrebbe essere una base comune, quella liberal-democratica. Poi certo è una bussola da tenere sempre accesa e sempre vigile, quella liberal-democratica, per evitare sconfinamenti. Però io penso che sia indispensabile anche l'altro corno del dilemma, che è la giustizia sociale. Ora, dal punto di vista della giustizia sociale, il Partito Democratico è diventato muto. Questo spiega anche l'impennata improvvisa del populismo. Il popolo e il populismo ci sono sempre stati, ce n'erano in dosi minori o maggiori anche nei partiti di allora, nella Democrazia Cristiana, come nel Partito Socialista, come in quello comunista. Però erano arginati e disciplinati e, come dire, controllati in qualche modo dalla cultura politica. Il fatto che non è che la protesta dovesse esprimersi coi vaffa, dovesse esprimersi con gli insulti, dovesse esprimersi con l'idea di distruggere le istituzioni, le forme rappresentative, sostituirle con gli algoritmi, tutte queste cretinate che hanno dominato la scena politica negli ultimi anni, da Saleggio a Grillo e ai loro seguaci. No, non questo populismo distruttivo, o quello ancora peggiore, intinto di nazionalismo di Salvini, con questa capacità mediatica di denudarsi in pubblico e raccontarsi giorno dopo giorno, ora dopo ora, quasi senza intervallo, in tutte le sue manifestazioni, anche quelle più sciocche, più superficiali, più inutili. Sulle spiagge a bere mojito con le danzatrici del ventre. Ma non so, cosa c'entra tutto questo con l'attività politica, con lo sforzo di capire i problemi del paese e i problemi della gente, per usare due termini che non uso mai,
ma per avere un linguaggio, come dire, che lo stesso che usano i populisti. Voglio dire una cosa, visto che è veramente l'anniversario della strage di Capaci, io ero al primo anno di università, quel maggio del 92, e quella strage, veramente noi all'Università La Sapienza di Roma, quindi penso in tutte le università, fu sentito veramente come un emergere della coscienza, un esplodere dentro ciascuno di noi qualcosa di consapevolezza, di coscienza civile e civica anche in quelli che l'avevano addormentata. È stato veramente qualcosa a livello generazionale, lo dico insomma per i ventenni dell'epoca, che ha cambiato l'esistenza. Chi faceva giurisprudenza decise di fare percorso di magistratura, altri, io studiavo lettere, iniziai a seguire un corso su Leonardo Sciascia per capire meglio questo fenomeno anche della giustizia, della mafia, eccetera. Fu qualcosa di incredibile e veramente lì vennero meno tutti gli ideologismi, ma restò la cultura politica e le culture politiche. E il momento, l'apice di tutto questo, fu poi, io venivo da lettere, ma tutti gli studenti di tutte le facoltà della Sapienza si ritrovarono nell'aula 1 di giurisprudenza, quando l'anno successivo venne nominata proprio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. In quella serie di un'aula stracolma, strapiena, dove c'erano di tutti i colori, studenti di ogni esperienza politica, che avevano abbattuto tutti gli ideologismi e si riconoscevano in un terreno comune. Oggi diremmo, no, nei principi costituzionali, quelli comuni. E mi ricordo che c'era Claudio Martelli, che all'epoca era ministro della giustizia, c'era Manfredi, che era il figlio di Paolo Borsellino, c'era Luciano Violante, che mi pare fosse il presidente della commissione antimafia, ed altri. Fu una scena, un momento di grande commozione, perché quella strage a Capaci ha cambiato veramente la prospettiva, la visione di noi ventenni all'epoca all'università. È stato veramente qualcosa, una frattura che ci ha portato verso tutt'altra direzione anche rispetto a quello che avevamo immaginato fino a quel momento. E ricordo la dignità di Claudio Martelli come ministro della giustizia in quel frangente e, diciamo, con gli occhi pieni di lacrime. Mi ricordo Manfredi si abbracciò a Claudio, che ricambiò l'abbraccio, e fu un momento veramente di silenzio da parte di tutti gli studenti dell'epoca. Questo è un ricordo che io voglio lasciare anche agli studenti di oggi, no? Io adesso insegno ai licei. Ecco, raccontare a loro che non c'erano, che cosa ha significato quella strage, e anche nei suoi risvolti peggiori, ma anche nella consapevolezza, nella coscienza. E sul piano politico è successa una cosa fondamentale che non viene tanto ricordata, che quella strage venne compiuta mentre in Parlamento si stava votando per l'ennesima volta per l'elezione del nuovo capo dello Stato, che doveva succedere a Cossiga. Il Parlamento non riusciva a trovare una soluzione. Quella strage arrivò a Roma, dentro il Parlamento, e cambiò la situazione politica. Quello fu il primo risvolto, la prima conseguenza concreta politica che quella strage determinò. Grazie, grazie, alla prossima volta. Arrivederci. Grazie, grazie.